Anche Parigi piange, bis, e il titolo Anche Parigi piange è il titolo di un mio video del 2011, del 2011. Questo invece è il Potere della Sera di oggi, 13 agosto 2014, diciamo che sono passati 3 anni abbondanti. E oggi il Corriere della Sera scrive, 3 anni dopo, scrive che anche Parigi trema. Io nel 2011 avevo fatto il video intitolato Anche Parigi piange. Anche Parigi piange. Nel 2011, e questo video qua è di oggi, ha lo stesso titolo del mio video del 2011, Anche Parigi piange, bis, cioè la seconda volta. Beh, è già da tanto tempo che sto evidenziando come i giornali diano oggi notizie che io avevo dato già nel 2010, nel 2011, a partire da un video che ormai è diventato un must. Occidente default, Occidente default. Nel riassunto di questo video troverete sia il mio antico video intitolato Anche Parigi piange, che il precedente video intitolato Occidente default, Occidente default. E i politici italiani ed europei non hanno ancora capita la situazione dell'intera Europa centro-occidentale. Non hanno capito che non possiamo più sottostare, non possiamo più competere con l'enorme apparato industriale e orientale. Nel corso della storia, dalla scoperta dell'America dal 1500 in poi, cioè per circa 5 secoli, l'Europa era stata la padrona del mondo. L'apparato industriale europeo produceva merci per l'Europa e per tutto il mondo. Ora l'Europa produce merci quasi esclusivamente per se stessa, perché è il grande apparato industriale orientale che produce le merci necessarie per se stesso e per tutto il mondo, perché il pianeta va a fare la spesa dalla Cina o dalla Sud Corea o da Taiwan o dall'India, perché le stesse merci a parità di qualità costano di meno. In pratica l'Europa, l'apparato industriale europeo, occidentale, compresi gli Stati Uniti, ormai producono per se stessi. Le esportazioni sono una quantità infinitesimale del prodotto. E allora che fare? Qui da gendum, che fare? Che vanno cambiate tutte le politiche economiche. Cioè va ridisegnato l'assetto economico dell'Occidente. Occidente, Europa centro-occidentale e Stati Uniti, ma ormai lo sanno tutti che gli Stati Uniti sono debitori e di quantità enormi di denaro nei confronti della Cina. La Cina si sta comprando l'intero pianeta. C'è un mio antico video intitolato La Cina compra i paradisi africani. La Cina sta comprando i territori africani più ricchi. Va ridisegnato tutto l'assetto economico dell'Europa centro-occidentale e degli Stati Uniti. Ormai il centro del pianeta si è spostato sull'Oceano Pacifico, si è spostato in Oriente e quello è diventato ormai l'Europa ha cessato di essere il centro del pianeta. Vabbè, cari amici, le soluzioni sono tante, ma devono essere diverse da tutto ciò che abbiamo fatto sinora. Il nostro standard economico, il nostro modello di crescita deve cambiare radicalmente. Noi non possiamo più competere con il grande apparato industriale orientale, per cui adesso arriva il Corriere della Sera e scrive Anche Parigi trema. Cioè, oltre ad esserci
un mio lontano video intitolato Anche Parigi piange, c'è anche un mio lontano video intitolato Anche Berlino piange. E ci vuole un po' di fantasia creatrice, modificare tutto, modificare il concetto di benessere, il concetto di crescita, modificare un finito di cose, perché se continuiamo sulla strada che abbiamo intrapreso da secoli, e siamo destinati a diventare noi italiani e l'Europa centro-occidentale e gli Stati Uniti, a diventare una colonia cinese. Ci sono tanti modi di diventare colonie, non si diventa colonie solamente con le armi, si diventa colonie anche con la sudditanza e economica. Grazie cari amici e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.